Enrico De Regibus, direttore artistico di PEM, Parole e Musica in Monferrato. Quest'anno siamo arrivati alla 17ª edizione, gli appuntamenti come sempre sono tantissimi, quest'anno quasi raddoppiati e c'è anche qualche novità. Beh sì, sono molte novità, sicuramente questo ampliamento è già una novità che riguarda il numero degli appuntamenti, ma riguarda anche il numero dei comuni. Quest'anno sono 8 i comuni che partecipano a PEM, oltre a quelli che c'erano già l'anno scorso, si sono uniti Alessandria, Pontestura e Rive, che è il primo comune fuori dalla provincia di Alessandria che entra in PEM, quindi ci fa particolarmente piacere la sua presenza. Appuntamenti che saranno in buona parte appuntamenti con artisti, con musicisti, un po' nell'indole di PEM avere un occhio di riguardo per la musica, ma quest'anno sono molti anche gli appuntamenti che vanno al di là della musica, con attori e anche con altro, ad esempio avremo Arturo Bracchetti, Violante Placido, Pilar Fogliati, Marina Massironi, ci saranno spazi per la letteratura con eventi dedicati a Mario Lodi e a Beppe Fenoglio e dal punto di vista musicale ci sarà una grossa attenzione verso i giovani. Quest'anno PEM si apre in modo deciso ai giovani con due tipi di appuntamenti. Il primo è ad Alessandria, che ospiterà due artiste giovani, Carlotta e Chiamami Faro, il 7 e il 9 di settembre. E l'altro sarà il PEM Music Contest, che è una novità di quest'anno, da un concorso musicale che si svolgerà al Country Sport Village di Mirabello. Che nasce appunto, è un concorso musicale per artisti della provincia di Alessandria sotto i 30 anni. Abbiamo fatto una selezione che ha portato a 4 finalisti che si esibiranno al Country Sport Village a Mirabello. Da lì verranno fuori due vincitori che poi avranno una serie di premi e di bonus, insomma. Ed è un modo per allargare e cercare di essere ancora più radicati nel territorio, appunto ospitando giovani artisti e la creatività di giovani artisti. Ricordiamo che non è necessario prenotare, sì, giusto? Ecco, tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, quest'anno non è necessario prenotare, negli anni scorsi purtroppo per il Covid era stato necessario un meccanismo di prenotazione che quest'anno appunto non ci sarà, quindi ingresso libero e potete venire direttamente agli spettacoli. Grazie mille. Grazie a voi.